Sono più di 40 i morti causati in Nigeria dall'ondata di violenza diretta nei giorni scorsi contro luoghi di culto cristiani. Nella città di Jos la polizia ha imposto ora la sua presenza nel tentativo di evitare nuove aggressioni. Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha promesso di identificare e processare i responsabili delle azioni in cui hanno perso la vita i civili. Proprio attorno alla città di Jos si registra il massimo della tensione. Qui infatti passa il confine tra il nord musulmano e il sud cristiano e le violenze a sfondo religioso non sono una novità. Secondo gli analisti, tuttavia, gli scontri tra arabi e cristiani potrebbero essere legati alla competizione politica tra diverse élite del paese in vista di un'accesa competizione per le presidenziali di aprile prossimo.